Questo video ci aspetta qualcosa di meraviglioso. Come avrai intuito, capito dal titolo, oggi organizziamo la cucina. Yeah! Che bello! Io so che potete capire la mia felicità perché siete come me e vi racconto. Praticamente questa cucina è arrivata a ottobre e come avete visto abbiamo deciso di farla molto aperta, senza avere troppe cose dietro, senza avere troppe cose in mezzo. E le cose che abbiamo dovuto sacrificare sono i pensili. E i pensili sono utili. Sono utili per piatti, bicchieri, tazze, cose che se non le metti su le devi mettere nei cassettoni. Quindi in questi mesi abbiamo avuto questi cassettoni dell'isola della cucina pieni di bicchieri, tazze e piatti e pentole e dispensa, e non è pratico per nulla perché per fortuna io ho queste alzatine che mi hanno permesso di sfruttare in altezza i cassetti, ma ovviamente soprattutto per i bicchieri e per le tazze sono poco pratiche, non riesci a raggiungere sotto, raggiungi soltanto in mezzo. Lo stesso vale per i piatti nel cassetto. Più pratico, ma non troppo. E poi il cassetto della discordia, che è il cassetto che ho più odiato in questi mesi, perché qual è una cosa che ancora non avete visto, che forse ora iniziate a notare, ma non vi avevo fatto mai vedere in questa casa? I miei barattoli. In tutte le case in cui io ho vissuto, Piacenza, Milano 1, Milano 2, in qualche modo ero sempre riuscita a trovare un pensile, una mensola per appoggiare i miei amatissimi barattoli. Qui nada. Quindi ho recentemente messo questi barattoli su, perché ancora non li avevo messi, perché sono andata un po' in crisi, in quanto non avendo mensole né pensili né nulla, i miei barattoli sono stati segregati nel cassetto. Odio profondamente. Ho odiato quel cassetto perché non ti rendi conto di quello che hai e soprattutto è molto disordinato. Quella è proprio una cosa che io non sopporto in cucina. Sapete che io sono abbastanza disordinata nella vita, nella casa, ma la cucina per me è il mio posto di organizzazione. Quindi questo video sarà una gioia pura, perché mentre io e Jim eravamo in Thailandia sono venuti dei piccoli elfetti a montare l'armadio dell'ingresso. Ta-dan! Meraviglioso e gigante, sono 4 metri di armadio se non di più, dove praticamente tutta la prima parte è dedicata a giacche, cappotti, svuotatasche, scarpe, eccetera, e poi c'è questa colonnina che io all'inizio non sapevo bene che cosa farci, e infatti ci avevo appoggiato un po' di zaini, borse, eccetera. E poi la Vale mi fa: ma perché non mettiamo lì i piatti, i bicchieri e tazze? E ho detto: yes, mi sembra un'ottima idea. E quindi oggi svuotiamo i cassetti e riempiamo la colonnina. Inoltre, dopo aver fatto questo, sistemeremo anche il cassetto della discordia, perché sono arrivate anche le mensole. Abbiamo montato queste mensole gigantissime perché sono tipo 35 cm di profondità, ci stanno tipo 3 barattoli in fila, ma noi non li metteremo perché non è troppa roba, quindi abbiamo un posto anche per i barattoli. Non solo, oggi mi sono arrivati un sacco di nuovi barattoli di coro e quindi sistemeremo proprio per bene, perché i miei barattoli fra una cosa e l'altra sono un po' rotti, rovinati, scoloriti, scocciati, insomma un casino, e finiamo in bellezza perché
proprio oggi, cioè oggi è una gioia, potete immaginare, sono arrivati anche i divisori per cassetti per l'organizzazione delle posate e spezie e tè. Ragazzi, cioè, vi faccio vedere come le posate sono organizzate e vi prenderà malissimo, perché... Pronti, pronti, pronti per lo show, yeah! Oddio, oddio! Quindi tutto questo oggi cesserà di esistere, ci aspetta una giornata, un video meraviglioso dove tutti i nostri desideri diventeranno realtà. Possiamo iniziare, giusto? Prima però voglio rispondere a una domanda che mi è stata posta numerose volte e riguarda il top della cucina, perché è veramente meraviglioso. Il materiale è Dekton di Cosentino Italia. Dekton è una pietra ed è praticamente una miscela di diversi minerali estratti dalla natura. Questo piano si chiama Enzo e ha questa venatura calda, un po' doratina, ed è veramente veramente bellissima. È resistente agli urti e ai graffi, alle macchie, si pulisce veramente super facilmente e anche alle temperature alte, ad esempio ci si può mettere una padella sopra. Io non ho cuore per farlo, ma si potrebbe fare. E è anche resistente ai raggi UV, quindi se anche ci batte il sole non si rovina assolutamente. Noi ormai da ottobre che lo viviamo come top e ci troviamo veramente veramente bene, poi è veramente meraviglioso. Quindi ora, bando alle ciance, è tempo di mettere in ordine. E uno è fatto. Organizzazione della colonnina terminata, l'ho fatta così. Qua sopra bicchieri, tutta la roba un pochino in vetro, tazze e un principio di ciotole, quelle più utilizzate ad altezza braccio. Poi scendiamo a livello piatti, così che le cose che si utilizzano di più sono abbastanza alte. E poi giù si scende a tazzine, tazze che si usano di meno e tazze da tè, caffè, che utilizziamo una o due volte al giorno. E infine da basso ciotolame vario e piatti fighi per quando magari si fanno le ricette, che anche se sono così basse in realtà sono anche pratiche da raggiungere. Le alzatine come sempre si sono rivelate geniali. Adoro profondamente. La colonna è fatta, ora passiamo ai cassetti. Yes. Ok, quindi iniziamo liberando questo cassetto. Ok, funziona così, praticamente si prendono tutti i divisori e si assemblano all'interno del cassetto. Questi di Tescoma sono veramente gli unici che ho trovato con questo sistema, perché il cassetto non è di una misura standard e quindi questo è veramente l'unico modo che ho trovato per sfruttare tutto lo spazio in modo funzionale. Ok, quindi questa è la composizione da dietro. Ci sono questi grigi incastrati che servono come connettori in mezzo e invece questi connettori bianchi servono da mettere a lungo i bordi come gommini in modo che non scivolini dentro il cassetto. Quindi ora devo soltanto assemblarli. E voilà! Yes! Meraviglioso! Pronto per essere riempito! Sono poi passata al cassetto della discordia e
Ho praticamente tirato fuori tutto e veramente ho avuto la riprova che è molto importante avere soprattutto i barattoli a vista, perché ti dimentichi che li hai e rischi che le cose scadano e vadano male. Quindi io, per me è molto importante avere tutto a vista, così da evitare veramente gli sprechi. Quindi ho tirato fuori tutto e ho ordinato in modo da capire che cosa voglio mettere nei barattoli e quindi poi sulle mensole e cosa invece voglio mettere in dispensa. Ho tirato fuori i miei barattoli, questi sono quelli di tipici, no? Quattro stagioni di Bormioli che ho preso sul sito di Coro. Ci sono diverse misure, ho preso questi qua da 2 litri e quello da 1 litro se non erro, e ho cominciato a riempire. Questo dà soddisfazione invece. È giunto il momento più atteso. Etichettatrice time! Yes! Su ogni barattolo metterò un'etichetta. Le gioie della vita. Quindi ho iniziato a mettere i barattoli sulle mensole dividendo un po' per macro aree, diciamo. Qui ci sono i legumi, lenticchie, fagioli, soia, fagioli di mung, famosissimi. Poi ho fatto la sezione, possiamo dire, carboidrati, cioè pasta, couscous, riso. Ora questi sono alcuni barattoli, piano piano aumenteranno, e poi qui ho iniziato a mettere, devo ancora capire che sezione è, sezione dolce, ma ingredienti che non utilizzo troppo spesso, perché queste mensole sono quelle lontane dalla cucina, quindi ho messo ingredienti che appunto non sono troppo quotidiani, troppo frequenti, perché su queste altre mensole che sono quelle più vicine alla cucina ho messo cose che magari utilizzo un pochino di più, cereali, di granola, fiocchi d'avena, cacao, spezie varie, cocco, granelline. E qua ci sono ancora dei barattoli vuoti che devo capire che sorte fargli fare. Quassù ci sono i burri vari. Diciamo che questa disposizione non mi fa impazzire, devo capire come organizzarli nelle scatole. Insomma, su questo vi aggiornerò, ma non in questo video. E basta ragazzi, io sono arrivata alla conclusione di questo video. Spero di avervi dato qualche utile consiglio per organizzare la vostra cucina. E se così è stato, fatemelo sapere nei commenti e condividete con chi vi leggerà magari un vostro consiglio per organizzare sempre al meglio la vostra dispensa e cucina. Se questo video vi è piaciuto, lasciate un mi piace e iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo al prossimo video. Sarà un travel vlog.